Con qualche giorno di anticipo rispetto al preventivato, la pista di pattinaggio in piazza Garibaldi alla Tessa è stata inaugurata domenica, quindi a beneficio dei tanti utenti che già stiamo vedendo scorrazzare su questa pista di pattinaggio. L'assessore Roccomina ci aveva detto infatti che quest'anno sarebbe stato aperto con anticipo, ma con così tanto anticipo non ce l'aspettavamo neanche noi. Sì, addirittura piuttosto che invece di aprire l'8 di dicembre avevamo organizzato per aprire il 29, e con tutte le vicissitudini purtroppo negative che sono state la settimana scorsa dovuta al cattivo tempo, e sembrava che non ce la facevamo. Abbiamo fatto di tutto e oggi finalmente, per la felicità di tanti bambini e di tanti ragazzi, anche adulti, abbiamo fatto l'inaugurazione proprio stasera alle ore 17. E ho visto che c'è una grande affluenza, la gente, cioè i cittadini di Atessa se lo aspettano questa pista come si aspettano tutte le altre attività che noi facciamo. L'inverno, l'appuntamento invernale, e in inverno purtroppo non abbiamo grandi spazi per poter far divertire i nostri ragazzi. In questo caso abbiamo dato una valvola di sfogo a quelle che sono il divertimento, l'aggregazione, è un modo per vivere il paese, non solo i ragazzi ma anche i loro genitori e tutta la cittadinanza. Io mi auguro che quest'anno possiamo dare un buon contributo alla nostra città, sia a livello sportivo e anche a livello, diciamo, economico. Questa sera abbiamo anche queste bancarelle che fanno un mercatino che è progettato Abruzzo Sviluppo, sono artigianato abruzzese, sono una trentina di banchi che stanno qua in piazza anche al corso, e vedo tanta gente che comunque si attivano e fanno le loro compere. Viviamo tutti quanti il Natale, Atessa è viva, facciamo vivere Atessa tutti quanti insieme. Questa manifestazione, così come negli anni scorsi, si è resa possibile, oltre che per l'impegno dell'assessorato allo sport del comune di Atessa, anche e soprattutto per il lavoro dei tanti volontari delle associazioni che collaborano con questo assessorato, vero Roccomina? Non possiamo non prendere in considerazione, anzi una giusta e una grande considerazione per le associazioni. In Atessa ne abbiamo tantissime di associazioni e ce ne sono molte che lavorano veramente tanto. Questa associazione che è nata l'anno scorso, l'associazione Acli, che lo guida Massimo Stefano, che devo dire che veramente sta dando una grande mano alla città, non all'assessorato perché lungi da me, ma sta dando una grande mano alla città di Atessa. Se tutte le associazioni fanno il loro dovere, e lo fanno, infatti vediamo che tutte le manifestazioni riescono appunto per l'impegno che ci mettono le associazioni. Sono certo che senza associazione non riusciremo a fare tutte queste cose. Speriamo, io mi auguro e invito tutti i ragazzi ad avvicinarsi alle associazioni, c'è bisogno di tanti giovani, perché le associazioni vivono ma ci vuole la gioventù, i ragazzi che si attivano. Speriamo che piano piano, grazie a queste manifestazioni, si sensibilizza anche loro a voler contribuire. Massimo Stefano, vicepresidente delle ACLI Atessa, con lui vogliamo chiarire un po' gli aspetti economici di chi è interessato a pattinare su questa pista in piazza Garibaldi. Ci sono prezzi molto accessibili e forme anche di abbonamento, vero? Sì, anche quest'anno abbiamo riproposto in linea di massima quello che abbiamo proposto anche l'anno scorso, in pratica prezzi molto molto agevolati anche per andare incontro alle famiglie. Allora, facciamo il biglietto in ingresso, di un solo ingresso di 3 euro e poi facciamo dei mini abbonamenti che partono di 6 ingressi 15 euro, di 20 ingressi 25 euro e poi facciamo un abbonamento illimitato. Ciò significa che il ragazzo o chi altro può entrare nella pista quando vuole, da oggi fino al 10 di gennaio, a un costo di 80 euro. Questo penso che abbiamo fatto una cosa buona per tutti coloro che vogliono che i loro figli o loro stessi si vengano a divertire qui con noi. Grazie.